Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il videogiornale. Anche in Piemonte, come nel resto d'Italia, è tornata la paura del Covid. Dalla scorsa settimana i sintomatici per entrare in ospedale sono obbligati a fare il tampone. Come dicevamo, c'è preoccupazione, ma per il momento nessun allarme. Sull'argomento è intervenuto in queste ore il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Sentiamo l'intervista. La situazione oggi è una situazione di allerta, ma per me è allerta da quel febbraio-marzo 2020, perché se voi guardate l'ordine del giorno della giunta regionale, noi ogni settimana facciamo l'aggiornamento sul Covid, ogni giorno io ricevo sul mio telefonino puntualmente quelli che sono i numeri per quanto riguarda i ricoveri, per quanto riguarda le terapie intensive. Noi quindi continuiamo a monitorare da sempre, siamo in stretto contatto col Ministero della Salute che ha dato le sue indicazioni, i presidi peraltro hanno ampia disponibilità di tutto ciò che è necessario per quanto riguarda i mezzi di prevenzione per la diffusione del contagio, e quindi noi continuiamo a monitorare, ma soprattutto a vaccinare, perché i dati che abbiamo ci dicono che devono stare attenti, come sempre, ma ancora di più che rispetto a una volta, le persone anziane e le persone fragili, per le quali continua con successo la campagna di vaccinazione. Sabato a Vercelli le frecce tricolori, passaggio e esibizione. Ne parliamo con il sindaco Andrea Corsaro. 16 settembre, sabato, dalle 15.30 alle 17.30 a Vercelli ci saranno le frecce tricolori. C'è grande attesa in città naturalmente per questo evento, c'è anche qualche polemica perché qualcuno dice sarà un passaggio, qualcuno dice no, sarà un'esibizione. Allora chiediamo direttamente al sindaco: sindaco, passaggio o esibizione? Siamo veramente orgogliosi di poter offrire ai vercellesi uno spettacolo, e soprattutto attorno a questo spettacolo si è creata una serie di altri eventi, le mostre, la parte di sì, anche la parte sportiva, quindi avremo un settembre caratterizzato da questo grande evento delle frecce. Sarà uno spettacolo calibrato sulle possibilità di volo e della situazione della nostra città. Per sicurezza anche dei cittadini, del pubblico. Questo è assolutamente sempre nella natura degli spettacoli delle frecce tricolori, che conformano la loro esibizione in base alle esigenze del territorio. Assolutamente ci aspettiamo un grande evento, una grande occasione per i vercellesi, e torno a dire, a contorno, a richiamare Francis Lombardi, le grandi voli intercontinentali, la storia di tutto quello che è. Vercelli ha un liceo che permette di studiare il mondo aeronautica, e quindi sicuramente anche tutta una serie di radici della città che verranno con eventi nel cuore della città, all'aeroporto, e naturalmente il clou sarà l'esibizione delle frecce. Ed ora a Borgosesia, dove il comune è entrato nel circuito dell'app Tabui, applicazione che si sta diffondendo velocemente in tutta Italia. Ma sentiamo di che cosa si tratta in questo servizio. Saranno presto affissi agli ingressi della città di Borgosesia e nella piazza centrale i cartelli con scritto Borgosesia Comune Tabuiato, una dicitura curiosa che indica che il comune ha aderito all'app Tabui, nata in Piemonte, chiamata come il cagnolino che ad Alba cerca i tartufi e che, proprio come il cane da tartufi, permette ai visitatori e ai residenti di trovare qualcosa di prezioso, ossia tutte le informazioni sul turismo di prossimità. Sui cartelli si trova il QR code da inquadrare per scaricare l'app, che è semplice e geniale allo stesso tempo, permette di visualizzare sullo schermo del proprio smartphone informazioni su tutto ciò che offre il luogo in cui ci si trova. Basta inquadrare un monumento, una via, un edificio e si apre un mondo di notizie dall'arte alla cultura, dall'enogastronomia allo sport e molto altro. Il comune ha potuto accedere a questa app grazie al progetto Habitat Itinerari verso un parco culturale della Valsesia, che riguarda il museo Carlo Conti. È stata accolta immediatamente. Siamo il comune numero 91, spiega l'assessore Paolo Urban, su un totale che sta crescendo di giorno in giorno e che raggiunge ormai le 2000 unità. Il comune per i primi 2 anni usufruisce gratuitamente di questa opportunità grazie al sostegno di Habitat, poi si tratterà di erogare una piccola somma annuale
a fronte di una bellissima opportunità. Chiunque potrà conoscere la città, i suoi monumenti, negozi, ristoranti e tutto il resto grazie a questa applicazione che si scarica gratuitamente sui cellulari. Quindi scaricare l'app è molto semplice, oltre alla possibilità di scaricarla tramite il QR code si può anche cercarla con i tradizionali motori di ricerca. A Novara è conto alla rovescia per Nu Festival, sentiamo. Va nella direzione da sempre noi auspicata quando mettiamo in campo operazioni culturali di questo genere, di creare una fortissima rete. In più, quest'anno ci sarà un occhio di riguardo sulle tematiche green, diciamo così, no? Ecosostenibili. E quindi ci sarà anche da questo punto di vista una forte attenzione nelle iniziative e nelle attività che verranno messe in campo. Dal 21 al 24 settembre Nu Arts in Community, musica e danza, cinema e teatro, workshop, momenti performativi e molto altro ancora. Intenso il programma con le nuove produzioni di teatro, musica, danza, letteratura, circo e arti visive, con spettacoli e progetti di partecipazione in luoghi della città di particolare interesse storico, artistico e sociale. Da un progetto del Comune di Novara realizzato dall'Associazione Restart in collaborazione con Piemonte Dal Vivo e con le associazioni cittadine, il festival giunge alla quarta edizione. Per info ingressi, prenotazioni, @nu-festival.com. Io sono Enrico Regis di Piemonte Dal Vivo, Fondazione Piemonte Dal Vivo, ente strumentale della Regione Piemonte e che collabora per un ulteriore anno insieme al Festival Nu 2023. La peculiarità di questo festival è la multidisciplinarietà delle arti proposte che vede, ci vede sempre in primo piano con il festival. Il fatto di coinvolgere tutte le istituzioni culturali della città, ma anche portare un taglio internazionale come visione nella programmazione degli eventi culturali. Quest'anno poi ci sarà anche un'attenzione al green, all'ambiente, non può che farci piacere, quindi anche quest'anno Piemonte Dal Vivo sosterrà attraverso un progetto che si chiama, un bando che si chiama Cortocircuito e per il terzo anno, Nu 2023, è anche al nostro fianco. Grazie. Restiamo a Novara dove la Proloco organizza convegni e dibattiti, il punto in questo servizio. Abbiamo il piacere di presentare questi tre giorni di evento, soprattutto il venerdì 15 di settembre nel Castello di Gagliate, organizzato in collaborazione col Comune di Gagliate, quindi sarà presente il sindaco Claudiano Di Caprio. E presso il Salone Medievale avremo un ospite d'onore, il professor Meluzzi, Alessandro Meluzzi, per parlare di un tema che sta a noi molto a cuore e quindi il valore del tempo del volontariato, quindi il tempo donato agli altri. La gratuità non vuol dire mancanza di valore, anzi, spessissimo ci troviamo, soprattutto negli ultimi anni, a capire quanto valore possiamo noi dare a quel tempo donato dai volontari lungo tutto lo stivale. Quindi sarà un momento di riflessione molto profondo, sarà con noi anche, saranno insieme a noi un parterre di ospiti illustri che Gabriele Mambrini, nostro segretario, si occuperà poi di spiegare. E poi ci saranno altri due giorni di eventi collegati, quindi è tutto un fine settimana dedicato a quello che è l'associazionismo, il volontariato, la solidarietà. Quindi siamo con molto orgoglio, vi invitiamo a seguirci. Grazie Presidente, a me è l'onere e l'onore di essere conduttore dell'evento Clou, che è poi quello di venerdì alle ore 18 al Salone Gotico del Castello di Gagliate. Grazie all'ospitalità dell'amministrazione comunale, grazie alla collaborazione non solo nostra prima e primaria, che siamo gli organizzatori di Proloco Novara, ma abbiamo a braccetto anche la Proloco di Gagliate, ci sarà quindi presente anche il Presidente Raffaele Ferrari,
Naturalmente presente ci sarà anche il presidente del CST, Centro Servizi del Territorio e del Terzo Settore, che cade a fagiolo sull'argomento, visto che l'argomento è il terzo settore, anche indirettamente, e poi il consigliere comunale di Novara, Maria Cristina Stangarini, che è stata un po' la tramite, l'anima di questo evento, e naturalmente il professore Alessandro Meluzzi, che sarà l'ospite d'eccezione di questa giornata. Ed ora parliamo del convegno Valore e Valori dello Sport, svoltosi nei giorni scorsi a Palazzo Natta, sede della provincia di Novara. Per l'occasione è stato presentato anche il libro Giocare al limite del professor Roberto Mauri, con un'introduzione curata dal team manager della Federazione Ginnastica d'Italia, Massimo Contaldo. Ma sentiamo. Il momento è arrivato a Palazzo Natta, finalmente questo bellissimo convegno che ha riguardato i valori dello sport e giocare il limite, importantissimo soprattutto per i più giovani. Assolutamente sì, noi abbiamo voluto dare nella giornata di oggi, che credo sia veramente un successo per la frequenza di tutti questi ragazzi che sono venuti, infatti era veramente pieno di ragazzi e tante società sportive, abbiamo voluto dare un messaggio. Un messaggio educativo, ma nello stesso tempo riprendere alcuni ragionamenti importanti attraverso la capacità del professor Mauri, che è stato bravissimo. I valori dello sport sono importantissimi e noi, continuo a dirlo, siamo la terza agenzia educativa che può sostenere lo sport. Siamo l'antidoto che può sostenere sia il mondo della scuola sia il mondo delle famiglie, oggi in difficoltà. Ho fatto un accenno a Caivano proprio per questo motivo, perché oggi come oggi c'è una povertà dal punto di vista dell'educazione familiare che deve essere arricchita. Come possiamo fare? Non si può delegare, non si può arrestare e mettere in galera i ragazzi di 13 anni, ma si può sostenere. Il lavoro che noi dobbiamo fare è un sostegno al mondo della scuola e al mondo della famiglia. Sono intervenuti sì sportivi, sì esponenti del mondo dello sport di Novara e provincia, ma anche tanti giovani. Direi che è un momento davvero unico di aggregazione, perché proprio quest'oggi stiamo dando spazio a quelli che sono i valori veri che possono emergere nella pratica dello sport, che sono poi quelli del rispetto, del saper convivere insieme. Quello che è importante è che i valori che apprendano vengano sicuramente trasmessi in tutte le attività della loro vita. È un convegno ottimamente organizzato, molto partecipato, che affronta delle tematiche sicuramente importanti. Io nel mio saluto mi sono soffermato sull'importanza di dare la possibilità a tutti di fare sport per quello che è il valore principale dello sport, ovvero quello educativo. Restiamo in argomento ed ascoltiamo adesso l'intervista al professor Roberto Mauri. Io sono uno psicologo e mi occupo di comunicazione, mi occupo di formazione sportiva e ho avuto modo di incontrare molti dirigenti, molti atleti, molti istruttori e tecnici che chiedevano proprio di poter mettere a fuoco una serie di aspetti della loro attività e da qui è nata proprio l'occasione di individuare quali sono i punti chiave che fanno dello sport questa meravigliosa capacità di coinvolgere e di esprimere ciò che le persone hanno dentro. Da qui ho raccolto materiali, esperienze e abbiamo provato a fare anche un excursus mettendo a fuoco sia il valore dello sport sia il modo in cui cambia nel tempo. Come è cambiato quindi nel tempo? I valori sono rimasti bene o male gli stessi? I valori sono rimasti gli stessi, ma ogni epoca, quando dico epoca parlo degli ultimi 100-130 anni, prendiamo come punto di riferimento le prime Olimpiadi a fine 800, quindi sono passati circa 130 anni, va bene? I valori sono rimasti quelli, ma ogni fase è storica li mette in evidenza alcuni. In un primo momento i valori più importanti erano i valori etici, educativi, la qualità, la disciplina, la prontezza, la padronanza di sé. Poi, più recentemente, come forse molti hanno potuto sperimentare, i valori sono diventati quelli della capacità di
affrontare e resistere al sacrificio, di mettercela tutta, di sfidare i propri limiti in imprese sempre più inverosimili, quindi la perseveranza, la resilienza. E infine, oggi bellissimo, stiamo valorizzando moltissimo l'aspetto estetico dello sport, cioè la bellezza, la leggerezza, la capacità di essere integrati nello spirito, nel corpo e nelle performance. Ed ora parliamo di un importante progetto di formazione e di prevenzione del Centro Sportivo Avos. Ed ora parliamo di un importante progetto di formazione e di prevenzione del Centro Sportivo Amos di Novara del maestro Bruno Maule. Si tratta del progetto Corsia Sicura, dedicato appunto alla prevenzione dei rischi da aggressione per il personale ospedaliero e sanitario a stretto contatto con i pazienti e con il pubblico. Sentiamo meglio in questo servizio. Questo è un progetto creato ad hoc, diciamo, per quanto riguarda gli operatori sanitari e persone che ruotano intorno all'interno del mondo ospedaliero. Per quello che è il, diciamo, l'attualità odierna legata alle aggressività che si stanno giorno dopo giorno incrementando e susseguendo all'interno degli ospedali. Il progetto Corsia Sicura è stato ideato dal maestro Bruno Maule per poter dare qualche aiuto in più al personale che opera in una situazione a volte inaspettata, per avere maggior serenità e per poter operare, come abbiamo già detto, con una consapevolezza che ieri non aveva. Nel progetto parleremo anche di aspetti legali, perché effettivamente da un'aggressione possono scaturire denunce o essere denunciati, tra virgolette, e aspetti molto importanti che sono quelli psicologici. Ci sarà appunto una docente di psicologia che parlerà di questo approccio psicologico alla situazione pericolo che poi degenera in aggressione. Quindi sono due aspetti importanti, avremo due persone molto sul pezzo, diciamo, quindi la dottoressa Silvia Beltrame per quanto è l'aspetto psicologico e l'avvocato Piero Porciani del Foro di Milano che si occupa soprattutto della difesa dei deboli, di quello che può essere l'aspetto di chi viene aggredito e si trova in una posizione di debolezza rispetto all'aggressore. È tutto, grazie per essere stati con noi, buona serata con i nostri programmi.